Benvenuti a questa nuova puntata di Vivere l'Architettura, puntata in cui continueremo a parlare del rapporto tra Roma e Londra, questa volta concentrandoci però sulle strutture sportive. Presentiamo subito i nostri ospiti che sono l'architetto Pippo Ciorra, che insegna progettazione architettonica alla Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno ed è senior curator del Maxi, del Museo Maxi di Roma, e l'architetto Francesco Garofalo, che insegna sempre progettazione alla Facoltà di Architettura di Pescara. Entrambi hanno partecipato, tra l'altro, a una mostra dedicata proprio a Londra, che è andata all'Accademia Britannica, curata da Marina Engel, e che si intitolava Free Cities Flux. Naturalmente poi abbiamo il nostro ospite fisso, Silvio Riccobelli, e il nostro ospite virtuale, l'architetto Andrea Giunti. Io direi di vedere subito la clip per poi iniziare a parlare con i nostri ospiti dell'argomento di oggi. Roma, Londra, strutture sportive. Sono con il vice direttore responsabile per l'arte e l'architettura presso l'Accademia Britannica a Roma, Jacopo Benci. Attraverso quali iniziative l'Accademia Britannica promuove lo sviluppo della cultura inglese e quella italiana? Allora, innanzitutto, per quanto riguarda specificamente il programma di mostre di architettura che l'Accademia sta realizzando da alcuni anni per la cura di Marina Engel, abbiamo quest'anno e il prossimo anno un progetto che si chiama Three Cities in Flux, cioè tre città in flusso. Queste tre città sono Londra, Roma e Milano. Sono tre città ovviamente che hanno dei grandi progetti in corso, soprattutto ovviamente Londra c'ha le Olimpiadi, però Milano sappiamo che ci sono una serie di realizzazioni importanti e Roma in realtà le ha avute, le sta avendo, e quindi diciamo, si tratta di, appunto, di confrontare queste realizzazioni e poi verificare gli studi particolari di architettura sia britannici sia italiani, e anche con un occhio ai rapporti che ci sono tra gli architetti britannici che lavorano in Gran Bretagna ma eventualmente anche in Italia, e la stessa cosa al contrario, cioè sono studi italiani quelli che vengono poi presentati all'interno di questo ciclo di mostre, che però hanno una qualche relazione anche con diretta o culturale con la Gran Bretagna. L'ospitalità dei borsisti che dall'Inghilterra vengono a Roma è una tradizione consolidata presso il vostro istituto. Può parlarci in particolare della traccia che gli architetti hanno lasciato qui a Roma? Degli architetti borsisti? Certo, innanzitutto potrei partire proprio dal presente, cioè in questo momento abbiamo due architetti residenti, due donne, un architetto che fa parte di MAF Architects, che è un gruppo importante londinese, tra l'altro ha partecipato alla più recente Biennale di Architettura, che questa architetto che si chiama Alison Croshaw sta facendo un lavoro sull'abusivismo edilizio a Roma. Questo perché ovviamente la situazione è una situazione estremamente diversa da quella di Londra, e quindi si tratta di capire non solo da un punto di vista sociologico, storico, ma anche da un punto di vista architettonico, cioè cosa fanno i vari tipi di abusivismo, perché ci sono quelli, diciamo, di necessità ma anche quelli, diciamo, speculativi. E questo è proprio un imparare da Roma, come invece che learning from Las Vegas, si impara da Roma, ma non dalla Roma del Foro Romano o di Bernini. L'altro architetto, che è un architetto franco-canadese del Quebec, sta facendo uno studio su Roma interrotta e sulla strada nuovissima del 1980, perché lei si occupa specificamente, diciamo, della storia della mostra di architettura, diciamo, contemporanea, e Roma interrotta, di cui sappiamo che nel 2008 è stato poi fatto a Venezia il trentennale, e oggi è di nuovo sia Roma interrotta che la strada nuovissima sono visti come due argomenti di attualità. Esattamente. I like London. Le Olimpiadi del 2012, le terze della sua storia,
saranno per Londra l'occasione per un profondo processo di trasformazione. Lo furono per Roma nel 1960 e si spera nelle prossime del 2020. Ma a Londra la trasformazione è già in corso da qualche decennio, anche nel campo dello sport, con il rinnovamento avvenuto a partire dai primi anni 90 degli innumerevoli impianti dedicati al football, sport nazionale in Inghilterra come in Italia. In questo campo possiamo misurare il divario che si è formato tra Londra e Roma. Terminato il discutibile restyling dello stadio olimpico per i mondiali di calcio del 1990, niente più è stato fatto. Siamo fermi all'impianto del CONI utilizzato in affitto da Roma e Lazio e allo stadio Flaminio, sede provvisoria delle partite di rugby del torneo Sei Nazioni. A Londra, invece, ognuna delle innumerevoli squadre cittadine, dalle più famose Arsenal, Chelsea e Tottenham, alle meno blasonate come West Ham, Fulham, Charlton ed altre, hanno il proprio stadio. Molti di questi impianti, come l'Emirates Stadium o lo Stamford Bridge, nuovissimi, sono stati frutto di dolorose sostituzioni di gloriose strutture. Anche lo storico stadio di Wembley, con le tipiche cupole, è stato abbattuto per far posto a un nuovo impianto per la nazionale inglese, progettato da Norman Foster. Ma non c'è solo il calcio. Per il rugby è stato ristrutturato l'impianto di Twickenham e l'avveniristico Media Center caratterizza il Lord's Cricket Ground. E sempre Norman Foster ha rivisitato nel progetto del London City Racecourse il classico modello di campo per le corse ippiche britannico incarnato da Goodwood, Epsom o Ascot. Mentre sul Tamigi, su progetto di Ian Ritchie, è stato realizzato il London Regatta Center per il canottaggio. Ed ora, con gli impianti per le Olimpiadi, la zona di Lea Valley in East End si è trasformata in un enorme cantiere che ne muterà il volto. Una città in piena corsa anche nello sport, Londra, mentre Roma deve fare i conti con le sue innumerevoli piscine realizzate fuori di ogni pianificazione in occasione dei mondiali di nuoto del 2009 e con il monumentale impianto polifunzionale di Tor Vergata di Calatrava, in ritardo decennale rispetto ai tempi preventivati di apertura al pubblico. I progetti per gli stadi di calcio di Roma e Lazio, anche se belli, non sembrano avere il supporto di un'adeguata pianificazione urbanistica e sembrano proprio di là da venire. A differenza di Londra, Roma spera ancora una volta nel grande evento. L'edificio neoclassico, sede dell'Accademia Britannica, realizzato nel 1911 su progetto dell'architetto Edwin Lachess, rappresenta bene l'influenza del classicismo sull'architettura inglese dei secoli che vanno dal 1500 al 1800. Tuttavia dobbiamo anche ricordare che sono stati proprio gli architetti inglesi, pensiamo a Charles Boyle, a William Kent, a William Chambers, che hanno definito la figura dell'architetto così come noi oggi la conosciamo, così come l'influenza britannica sulla vita di tutti i giorni, come noi la viviamo, la vita borghese, le case, il tempo libero, lo sport, i musei, sono tutti modelli che provengono dalla Gran Bretagna dell'Ottocento, che si sono poi sviluppati nel Novecento nella gran parte dei paesi occidentali. Ecco, vediamo come questo tema delle influenze reciproche sia fondamentale nel momento in cui noi affrontiamo e mettiamo a confronto due città come Roma e come Londra, che oggi certamente vivono momenti diversi. Roma ha trovato una sua identità moderna nel campo della residenza, pensiamo al tema della palazzina, alla forma così caratterizzante di questo tipo edilizio, mentre Londra vive una fase di cosmopolitismo anche nel campo dell'architettura che si sostanzia nelle grandi architetture high tech. Due destini diversi, una cultura comune. Ecco, direi di chiedere subito ad Andrea Giunti, abbiamo visto dalla clip come Londra sia in qualche maniera molto più avanti rispetto a Roma riguardo le strutture sportive. E secondo lei quali sono le ragioni di questo divario? Abbiamo preso le strutture sportive perché è un campo facile da confrontare. Un pubblico anche di non addetti ai lavori può verificare con facilità come a Londra nell'arco di 20-25 anni hanno rinnovato completamente gli stadi sportivi delle squadre di calcio. Ricordiamo negli anni 80 la difficoltà a contenere gli hooligan, la crisi del calcio inglese. E
all'epoca il calcio italiano, pur con le sue difficoltà strutturali, era sulla cresta dell'onda. Nell'arco di 25 anni noi ci siamo fermati in questo campo, come in molti altri campi, e a Londra c'è stato questo rinnovamento totale delle strutture, delle modalità di fruizione dello sport in generale e anche in particolare del calcio. Ecco, noi vediamo come Londra e Roma oggi siano due città assolutamente diverse. Io non vedo due poli assolutamente lontani. Roma è una città che ha fondato, i romani hanno fondato Londra. Forse una similitudine nel tempo è che sono state tutte e due queste città raccontate da grandi incisori, Piranesi per Roma, William Hogarth per Londra, ma dopo le strade delle due città si sono assolutamente divaricate e oggi credo che ci sia la massima differenza, soprattutto nel campo dell'amministrazione e della gestione, nel campo sportivo, è talmente evidente che può essere un paradigma per tutto il resto. Ecco, io rigiro la stessa domanda proprio a Silvio Riccobelli. La grande occasione sprecata, ad esempio, si parla nella clip dei mondiali del 90. Come mai? Io, sai, più volte in trasmissione, a costo di essere ripetitivo, ho ritenuto che la crisi dell'impiantistica sportiva in Italia, soprattutto, è dovuta al fatto di questa enfatizzazione, questa ipertrofia del calcio. Cioè, secondo me il calcio è una patologia, nel senso che assorbe tanti e tali interessi, anche negativi, deteriori, voglio dire, che poi alla fine, se non si produce rispetto al calcio, infatti quello che è successo su Roma, questo dibattito, lo stadio, la Lazio, la Roma, chi ne ha più ne metta, se non si produce per il calcio non si produce. A me sembra che altrove invece lo sport sia, come dire, soprattutto un fatto di cultura diffusa e non soltanto, come dire, di cronaca, che una volta era del lunedì, ormai tutta la settimana, tra coppe e cose varie, non si sa mai. E quindi c'è questo soffocamento della cultura sportiva. Ecco, Pippo Ciorra, la motivazione per questo divario, a parte sicuramente il monopolio calcistico, no? Il calciocentrismo che c'è in Italia, ma non deriva anche appunto dalla mancanza di una cultura sportiva, proprio come diceva Silvio Riccobelli, che sia utilizzabile sempre dai cittadini romani, ad esempio, che poi sia riutilizzabile anche nei grandi eventi sportivi? Però mi pare che stiamo, come dire, muovendoci su tre piani diversi che non è sempre facilissimo tenere connessi. Uno è quello della cultura sportiva di un paese, sulla quale io peraltro non ho grande competenza, e certamente in Italia il calcio è il centro ed è anche il problema allo stesso tempo, però lo era anche in anni in cui poi si costruivano grandi interventi che prevedevano strutture anche per altri sport. Come dire, ha funzionato meglio in altri periodi in cui magari il calcio c'era già. Il secondo tema è quello del rinnovo delle strutture sportive, che in Inghilterra è un tema privato, cioè le società sono proprietarie dei loro campi, dei loro stadi. Gli stadi funzionano come acceleratori urbani, come dire, produttori di reddito, perché non c'è solo lo stadio, ma ci sono i centri commerciali, i negozi, gli alberghi, i ristoranti, i pub, eccetera, eccetera. E quindi questo, diciamo, va a alimentare le società che sono proprietarie delle strutture e le trasformano a loro piacimento, e generalmente lo fanno perché così poi guadagnano meglio di più. E poi la cosa delle Olimpiadi, che invece è un'iniziativa pubblica e che quindi si lega molto di più al tema dell'amministrazione della città piuttosto che non a quella della cultura sportiva in sé, e nella quale certamente, come dire, scontiamo un divario. Roma e Londra sono anche entrambe andate a fuoco in momenti diversi. Roma molto prima, Londra diciamo che era il 600 se non sbaglio, quindi ha cominciato dopo a ricostruirsi, ma... E Roma e Londra hanno anche un'altra interessante similitudine, perché Londra è una città che praticamente un vero piano regolatore non ce l'ha avuto mai, un po' come Roma per altri motivi, però c'è una cultura della città che implica anche una cultura dell'uso degli spazi verdi, degli spazi sportivi, eccetera, eccetera, che certamente si è armonizzata molto meglio col concetto di amministrazione e gestione degli ultimi anni rispetto a Roma. Ecco, Francesco Garofalo, rimanendo sul punto dei grandi eventi sportivi, quindi quelli che devono implicare una gestione pubblica della cosa, ad esempio mondiali di nuoto, mondiali di calcio, olimpiadi, eccetera, ci può essere una via romana? Di fatto una via romana, una via italiana a questi grandi eventi è stata trovata, anche se 50 anni fa, cioè Roma 1960, poi di fatto sono tutte strutture che sono state riutilizzate.
e che vengono tuttora utilizzate. Sì, è molto interessante questo confronto con le Olimpiadi del 60. Se però teniamo fermo, diciamo, il cambiamento di, teniamo presente il cambiamento di scala, cioè una relativa multipolarità dell'impostazione ha permesso poi, come dire, nei diversi quadranti della città di gestire e assorbire questi impianti di grande dimensione, ma che comunque, diciamo, adesso non risultano più così grandi, sono comunque, diciamo, delle strutture che si riescono a... Insomma, lei sta dicendo che era un'altra città. Sì, in parte un'altra città, cioè è una città ancora che nell'anularità, i poli, eccetera, poteva funzionare. Mentre invece il problema in questa aspettativa delle Olimpiadi del 2020 secondo me è molto più complicato, perché io ho dei dubbi sull'impostazione che è stata data alla candidatura, cioè di continuare a usare la multipolarità perché ereditiamo queste strutture o addirittura ci mettiamo una toppa a Tor Vergata, diciamo, al fallimento del progetto dei campionati di nuoto. Cioè non so se il Comitato Olimpico apprezzerà un piano costruito, come dire, sul riciclo dei vecchi impianti e sulla multipolarità in una città che ha problemi di mobilità e sicurezza, certo. Esatto, come Roma. Quindi questo è un problema. In appendice aggiungo, perché in effetti questi aspetti, come diceva Pippo Sciorra, sono distinti, però hanno dei momenti di congiunzione. Cioè, vogliamo fare una candidatura olimpica e abbiamo accantonato il problema dei due nuovi stadi. Queste due cose, vuol dire, certo. Non li facciamo più... La candidatura olimpica li ha mandati in pensione, le cose che facciamo alle Olimpiadi potrebbe risolvere anche quel problema lì, che è ovviamente un problema grave, perché magari nel proseguo della nostra discussione dobbiamo tornare su, per esempio, il problema dello stadio olimpico del Flaminio e del destino del Foro Italico, che, diciamo, io lo vedo come queste cose sono futuribili, quella è un'emergenza che già c'è. Quindi su questo forse una parola vorrebbe essere. Certo, che poi noi, Silvio Riccobelli, lavoriamo anche abbastanza bene sull'emergenza, appunto lo si è visto con i mondiali di nuoto, in cui di fatto le strutture che dovevano essere pronte poi alla fine non erano pronte. Ecco, rigiro a te la domanda. In che senso? Quindi, no, nel senso che poi alla fine, insomma, cioè, si sono fatti. Si sono fatti, rimane però l'emergenza, assolutamente. Ecco, ma invece rigiro a te la domanda, il fatto di costruire delle strutture con naturalmente anche una viabilità conseguente, che possano essere utilizzate sempre e che poi possano essere riadattate per i grandi eventi? Io ho la sensazione, ma insomma, che noi non facciamo mai i conti, o facciamo poco i conti, perché è un problema di rimozione, con il problema delle risorse. No? Faccio un passo indietro, per la precedente. Abbiamo parlato di Berlino. A Berlino nel 91 investirono 120 mila miliardi di lire, di vecchie lire, per ricostruire Berlino. No? Fatto salvo, io dico sempre, che da noi la sovrintendenza avrebbe impedito l'abbattimento del muro perché avrebbero fatto ricorso al TAR contro i picconatori. Ma questa è una mia opinione. Allora voglio dire, noi non facciamo mai conti col problema delle risorse. Allora, questa sorta di auspicabile educazione permanente allo sport, che è una cosa secondo me nobile e che tra l'altro convertirebbe molte energie negative di tanti giovani, infatti sicuramente più virtuosi, non è detto, ma insomma, ha un costo, questo è uno Stato, purtroppo, anche adesso una congiuntura economica che aggrava, che fa i conti invece continuamente con i tagli, no? Per cui ai ministeri manca la carta per fare le fotocopie. Scusate, non voglio banalizzare, né essere così banalmente demagogico, però insomma, voglio dire, allora è un problema di destinazione di fondi. Allora, se lo sport è un problema importante, e quindi anche le strategie rispetto alle Olimpiadi, io condivido quello che diceva Architto Garofalo, è vero, questa multipolarità intesa come un fatto mitico non è detto che poi sia una risorsa da spendere per ottenere una candidatura e per, come dire, incassare una candidatura. Allora bisogna definire, fare le strade... Vuole intervenire Andrea Giunti, sì. Facciamo allora, finire Silvio Riccobelli. Fare le strade vuol dire, come dire, in una città come Roma, che a fronte di un basso numero di abitanti rispetto ad altre capitali ha una dimensione territoriale enorme, è un problema, perché è una città cresciuta senza, come diceva Critto Ciò, senza di fatto un piano regolatore, se non dal punto di vista burocratico normativo. Ecco, noi adesso dobbiamo andare in pubblicità, subito dopo la pubblicità riprendiamo a parlare con Andrea Giunti. E
Ecco, torniamo a parlare di Roma e Londra e le strutture sportive. Stavamo parlando con Silvio Ricobelli in particolare dei problemi che si possono incontrare a Roma. Direi di dare subito la parola ad Andrea Giunti. No, è solo un brevissimo intervento per dire che è giusto quello che sento dire. Cioè, certamente le finanze pubbliche sono disastrate, è un fatto che sentiamo tutti i giorni, ma qui si tratta di interventi privati. Pippo Ciorro diceva prima, gli stadi di Londra sono stadi privati. A Roma bisogna consentire, nell'ambito del piano regolatore o comunque nell'ambito di strumenti urbanistici compatibili, la realizzazione delle strutture sportive. Per il calcio le società sono private e facciano al loro stadio. Cioè il CONI non può essere un elemento che impedisce qualsiasi sviluppo in questo senso. Per cui si tratta di uscire dalla logica che gli impianti sportivi debbano essere obbligatoriamente o del Comune o del CONI. Per cui si tratta di seguire in questo caso il modello londinese. In questo caso il modello virtuoso. Privatizziamo le Olimpiadi, Andrea. Privatizziamo le Olimpiadi. Le Olimpiadi sono occasioni, come dire, pubblica per antonomasia. Beh, forse bisogna distinguere, no? Ma le Olimpiadi possono essere l'occasione di un grande investimento pubblico, un volano economico, certamente, se sono gestite bene. Certamente, come diceva l'architetto Garofalo, certamente il progetto per Roma è un progetto che ha possibilità di vincere solo se non partecipa nessuno, perché quando si pensa di mettere una gran parte degli impianti sportivi dentro i capannoni della Fiera di Roma, si capisce il modello di queste Olimpiadi. È il modello mondiali di nuoto. Ecco, Pippo Ciorra, vedo che lei annuisce un commento riguardo tutto questo. Poi sarebbe possibile, come diceva Andrea Giunti, uscire dalla logica che ci obbliga per certe strutture sportive e per certi eventi a escludere in qualche maniera l'iniziativa privata? O... No, ma mi viene in mente, annuivo perché pensavo a... Giunti aveva cominciato dall'antichità, no? Alle metafore romane sul corpo, non si può pensare Roma, chi amministra Roma spesso è costretto o finisce per pensare solo agli organi funzionali terminali, no? Come alle braccia, ma manca una spina dorsale. Diciamo, la carenza di modernità, il ritardo rispetto alla modernità di questa città è un ritardo infrastrutturale, cioè per far funzionare Roma ci vuole l'accessibilità. E torniamo sempre lì. Secondo me il misuratore universale della democrazia è l'accessibilità, è la possibilità delle persone di utilizzare la propria città con facilità. Quindi, come dire, fare una piscina a Tor Vergata o è una piscina appunto di quartiere, allora può funzionare benissimo, pubblica, privata, secondo me va benissimo ed è accessibile alle persone del quartiere, ma se è una struttura che deve mettere in comunicazione utenti in varie parti della città non può funzionare, non ha senso se non si lavora sulle infrastrutture. La grande opera degli anni 60 è l'Olimpica. Ed è un'opera, come dire, provinciale, quello che ci pare, ma un'opera di straordinaria potenza. E che tuttora viene utilizzata. Però diciamo, la differenza straordinaria tra gli anni 60 e adesso, che negli anni 60 la città aveva una, come dire, una pulsione di crescita tale, in un momento di crescita del paese, in un momento di espansione della democrazia, in un momento di crescita complessiva del paese, per cui questi oggetti messi là sarebbero stati chiaramente riassorbiti. Ecco, Francesco Garofalo, quale potrebbe essere, anche in base alle cose che si sono dette finora, una via romana, ad esempio? Lei prima ha detto che il policentrismo probabilmente potrebbe non funzionare, però quale potrebbe essere una via romana alle Olimpiadi, ad esempio, alle Olimpiadi del 2020? Ecco, io non sono sicuro, diciamo, di dove andrei a collocare questo polo concentrato, diciamo, sul modello di Londra, però qualche piccola, modesta proposta mi sento di avanzarla, cioè... ricordiamo che le Olimpiadi del 60 sono state integralmente un'opera pubblica, diciamo, gestita direttamente dal Ministero in tempi molto rapidi, con grande efficienza, con il coinvolgimento dei migliori progettisti disponibili in Italia in quel momento. Invece adesso abbiamo una mano pubblica così debole che l'Expo di Milano l'abbiamo dovuto di fatto consentire di fare sui terreni privati. Le Olimpiadi di Londra sono state realizzate su suoli pubblici e i proprietari privati che non li volevano cedere sono stati intimati, diciamo, di un esproprio in tempi rapidissimi e quindi, diciamo, tutto questo problema nel quale noi ci stiamo già avvitando non esiste. I nuovi stadi che le due squadre romane volevano costruire erano, per l'appunto, come ricordava
l'architetto Giunti, delle operazioni private in cui al Comune si chiedeva di rendere possibile una massiccia edificazione per creare le condizioni economiche, eccetera, eccetera. Tutto questo sistema, diciamo, oscillante non va bene. Io credo che se c'è un problema dello stadio per le squadre romane, non può essere visto in modo scisso dalla candidatura olimpica, che poi si prenda o non si prenda. Qualcuno si deve pigliare la responsabilità di comporre queste due idee. Per quanto riguarda il foro italico, che è un argomento che mi preme particolarmente, io credo che un'idea sensata sia quella di demolire lo stadio olimpico, riportarlo, diciamo, a una situazione di tipo paesaggistico, come era nell'impianto originale, privatizzare probabilmente il Flaminio, ma sulla base di un progetto, come dire, di una scelta tra progetti di qualità, e come dire, decongestionare complessivamente il tipo di uso di quel polo lì, riportarlo a una scala cittadina, a un uso pubblico, e fare le operazioni con i privati in un negoziato più equilibrato sulla prospettiva degli stadi romani e delle operazioni olimpiche. Però, ripeto, non è possibile, diciamo, subire qualsiasi cosa, cioè che il costruttore si chiama l'architetto di fiducia, lo presenta, il comune deve solo, come dire, ratificare, diciamo, un po' più di strategia, perché altrimenti, diciamo. Ecco, io volevo sentire riguardo a ciò che ha detto l'architetto Garofalo un commento sia da parte di Silvio che da parte di Andrea Giunti. Voglio dire, non mi meraviglia, nel senso che da sempre poi la rendita fondiaria ha determinato gli interessi, l'ubicazione, diciamo, dei grandi fatti di trasformazione urbana, questo, insomma, nelle logiche di mercato, andremo troppo in là. Però è vero questo, nel senso che una strategia non può tener conto di fatti condizionanti. Se è una grande strategia, allora la candidatura olimpica è una grande opportunità per Roma. Io continuo a dire, se però poi abbiamo che l'offerta di mercato è tutta concentrata sul calcio, avremo la corsa dei grandi immobiliaristi a fare nuovi stadi di calcio e poi avremo negrette invece le ubicazioni o la qualità di altri interventi, perché siccome la mano pubblica non ha soldi è costretta a convertire le risorse su brani, diciamo, anche di architettura, diciamo, minoritari dal punto di vista degli interessi e forse anche della rappresentanza. Ecco, Andrea Giunti. Beh, io penso che le Olimpiadi vadano fatte assolutamente tutti gli interventi, e credo che debbano essere anche interventi ambiziosi su aree pubbliche. Su questo non ci devono essere discussioni. Per quanto riguarda gli stadi, io penso che si debbano fare, come si debbano fare anche altri impianti sportivi. E queste sono operazioni private. Queste operazioni private non devono essere il cavallo di Troia di speculazioni immobiliaristiche al di fuori di quelle che sono le previsioni del piano regolatore. Il piano regolatore è carente per quanto riguarda le indicazioni dove dovrebbero andare questi stadi. Si adegui il piano regolatore, ma gli stadi si debbano fare, perché credo che se noi vogliamo lo sviluppo di queste due società sportive in un campo così importante, ormai è un volano economico enorme il calcio, è inutile discutere, tra l'altro è una passione nazionale, è cultura, il calcio è cultura, per cui fare discorsi di retroguardia a volte mi sembra veramente, veramente retroguardia, ecco, retroguardia culturale. Il calcio è cultura popolare, e noi dobbiamo essere capaci di governarlo anche dal punto di vista strutturale, e Roma in questo campo è veramente carente. Carente dal punto di vista dell'amministrazione, è carente dal punto di vista proprio della capacità di immaginare un futuro. Questa capacità immaginifica. Per tornare un attimo a Londra, ecco, io volevo fare una domanda a Pippo Ciorra a proposito di questa immaginazione, una domanda proprio da architetto, insomma. Abbiamo visto nelle clip diverse strutture, penso in particolare a quelle di Foster, che abbiamo visto, ecco, un parere da architetto riguardo a queste strutture sportive londinesi. Sono belle, non sono belle, insomma. Ma dunque, la prima cosa da notare è che loro hanno fatto un progetto per le Olimpiadi che prevede la costruzione di, credo, 11 impianti sportivi importanti, dei quali l'80%, cioè 9 su 11, vengono smontati a fine Olimpiadi. Quindi, come dire, nella maggior parte dei casi queste opere hanno scelto quello che poi ha la forza o la potenzialità per essere riassorbito dalla città, e il resto lo tolgono. Anche Londonai doveva essere smontato, anche la grande ruota panoramica. Beh, però anche Millennium, no? Sì, per cui Millennium comunque ha subito. Millennium. Mi sembra un escamotage questo. Però, no, io credo che questa volta loro questa cosa la praticheranno, perché anche il piano economico e finanziario è molto
calcolato su questa ipotesi, e tutti i piani urbanistici sono fatti su questa ipotesi. Mi pare che stanno facendo dei progetti comunque di qualità. Adesso, dire se uno, cioè Foster, c'è la piscina di Zaha Hadid, ci sono una serie di progetti importanti, per cui le Olimpiadi, come nel caso di Roma nel 60, come non certamente nel caso dei mondiali di calcio del 90, sono occasione anche di crescita culturale dell'ambiente architettonico nazionale e internazionale, e questo mi pare importante. Però ecco, secondo me va capito che il momento è un altro, cioè l'idea di... Questo ormai funziona anche con gli Expo, no? Un tempo gli Expo erano occasioni per trasformare le città. Oggi questa cosa non funziona più tanto. Credo che a Shanghai siano tutti padiglioni... se si va a Valencia, no? L'Expo è un cadavere, sono questi grandi cadaveri rimasti da grandi. Cioè, questa idea, e questo è il rischio, ottocentesca, anche, certo, trasferita bene fino a un certo punto del Novecento, che le città crescono attraverso grandi interventi, perché è l'unico modo per fare pianificazione. Quando fare pianificazione non ci si riesce, è un azzardo molto forte in un tempo come il nostro, in cui, come si capiva un po' anche da quello che diceva Giunti, poi le decisioni hanno preso rapidamente, le tendenze cambiano, le crisi economiche cambiano lo scenario da un giorno all'altro, cioè c'è un tempo di costruzione della città, per cui si può lavorare coerentemente, secondo me, sulle connessioni, più difficilmente sul grande progetto tipo Foro Italico, tipo anni 60, ecco, ma che ad esempio funziona male. Avendo delle infrastrutture un po' migliori, no? Soprattutto di viabilità, di quelle che abbiamo adesso, costruire dei centri, dei poli sportivi, ad esempio nelle periferie, dove probabilmente c'è più libertà di sperimentazione, anche perché ci sono meno vincoli storico-paesaggistici, non potrebbe essere anche questo un volano per integrare più le periferie, per insomma... Sì, però diciamo è abbastanza facile dimensionare questi poli di cui parliamo, diciamo, e collegarli a attività, diciamo, accessibilità, alla presenza di servizi di un certo tipo nelle periferie. Però questo mi sembra che sia un'operazione, come dire, molto fattibile. Si situa su una scala diversa. Il problema è come digerire e far vivere i grandi impianti specializzati. Allora, voglio essere ancora più concreto di come sono stato prima. Se dobbiamo fare per le Olimpiadi uno stadio di 60-80 mila posti là dove ci sarà il sito olimpico, dopo le Olimpiadi, come dire, se non lo usa una squadra di calcio romana, e nel frattempo la Lazio e la Roma si fanno altri due stadi da 60.000 posti con i centri commerciali, di quello poi che cosa ci facciamo? Quindi o è un impianto, come dire, perché viene ridotto a 20.000 come quello di Londra, oppure quell'impianto viene giustificato dal fatto, come dire, di averci dentro l'investimento privato di una squadra romana e poi si recupera. Altrimenti che facciamo? Andiamo a usare per le Olimpiadi l'Olimpico nelle condizioni in cui sta e nel posto in cui sta e con quello che c'è intorno, diciamo, sarebbe la fine di quel poco che è rimasto, diciamo, nell'area del Foro Italico. Quindi il problema, come dire, è di fare queste scelte governate complessivamente da una visione pubblica. Io, diciamo, allo stato delle cose, quel poco che, siccome non è che è girata tanta informazione, come dire, se il sito olimpico dovesse essere un sito olimpico sul modello di quello londinese, è chiaro che l'unica area abbastanza vasta è quella a nord che è stata identificata lungo il Tevere. Però a quel punto, come dire, le strutture di Calatrava, ci abbiamo rimesso 40-50 milioni di euro, tanto in fondo il sindaco lo sempre rimproverare al sindaco precedente. Quindi. Naturalmente. Noi purtroppo dobbiamo chiudere qua, salutiamo naturalmente i nostri ospiti, e poi Silvio Riccobelli, Andrea Giunti e Valentina Piscitelli in redazione, e vi rimandiamo alla prossima puntata di Vivere l'Architettura. Grazie. Thank you.